la festa dell'unità il 18 agosto, ci hanno dato sempre il 24, il 27, quando ormai la gente era stanchissima delle feste. Io volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla riuscita della festa, e tutti i commercianti e tutti quelli che hanno dato una mano per la riuscita della festa. Amici residenti a Sant'Agata e amici che vi trovate per qualche settimana qui a godere delle bellezze e delle amenità del nostro paesaggio. A voi in particolare vorrei dare il mio saluto e il mio benvenuto, così come ha fatto il sindaco, perché portate vivacità, interesse, investimenti e tutta la vostra dedizione. Davvero credo che non potessimo fare di più, sia quando abbiamo svolto il nostro ruolo di minoranza e di opposizione, cercando di avvitare a tutti coloro che avevano gli strumenti per capire, e sono tutti i cittadini di Sant'Agata in grado di capire che davvero siamo stati amministrati come peggio non si poteva. E quindi abbiamo la netta sensazione oggi che si sia già aperto un nuovo capitolo. Noi, nonostante l'amarezza di cui parlava Lino Iuspa, abbiamo una diversa predisposizione d'animo, per il semplice fatto che peggio di quello che abbiamo visto negli ultimi 15 anni non può essere. Chiunque avesse preso il posto di quelli che ci hanno governato per 15 anni doveva necessariamente fare meglio, che fossimo noi, che siano quelli che invece hanno ottenuto la maggioranza dei. Tante le ho condivise con voi, credo di avervi informato sempre in maniera puntuale e veritiera. Onestamente mi sarei aspettato risultati più lusinghieri e probabilmente la mia azione così dirompente, così diretta, non è stata compresa perché i tempi non erano ancora maturi. Però so per certo di essere stata determinante insieme agli amici del partito, insieme a tutti quelli che mi hanno aiutata, essere stata determinante per smascherare le malversazioni e tutto quello che di peggio ruotava intorno a questa amministrazione. Questo nessuno lo può negare, sono la prima a dirlo, e non è autoincensamento, è la pura e semplice realtà. Accennato che il clima è assolutamente cambiato e siamo i primi a dirlo. Tanto per cominciare, i primi consigli comunali finalmente sono stati tenuti alle 18 di pomeriggio. Questa è veramente una conquista di democrazia, di trasparenza e di partecipazione. Per 5 anni abbiamo sollecitato i vecchi amministratori affinché non tenessero regolarmente i consigli a mezzogiorno, che riguardano l'arredo urbano, il decoro del paese, in un momento in cui la popolazione si decuplica come minimo. È stato uno sforzo apprezzabile di volontariato che dimostra una sensibilità per quelli che sono i nostri veri beni, i beni culturali, i beni architettonici, i beni monumentali. E ancora, anche per quanto riguarda la Casa del Sacro Cuore, è stato preso un provvedimento che noi da anni tentavamo di far passare, sempre nella logica del rispetto della norma. 100.000 euro che invano prima il consigliere Cancellari, poi il consigliere Cavaliere avevano tentato di far versare dal comune alla Casa del Sacro Cuore in chiare e gravi difficoltà economiche, questi 200.000 euro saranno versati non appena si verificherà un po' lo stato delle finanze, anche semmai in tranche, chiaramente non in un'unica soluzione perché è uno sforzo notevole. Il Sacro Cuore che a noi è stata sempre particolarmente a cuore. Tra l'altro lo statuto della fondazione lo dice chiaro: il comune avrà i suoi due rappresentanti e anche il presidente solo se versa questa, essere innanzitutto minoranza, se sarà necessario opposizione, perché la minoranza non significa necessariamente fare il bastian contrario. Io sono stata costretta ad essere il mastino della vecchia amministrazione perché non c'era nessuna possibilità di dialogo.
Brava, brava. Non è stato facile, non c'era altra scelta. Ma Pina Cutolo non è quella che non riesce a ragionare di fronte ai provvedimenti sensati e giustificati. Ed è in questa logica che agiremo, è in questa logica che ci muoveremo. Tutto ciò che di buono, di condivisibile potrà essere fatto, noi lo sosterremo. Ma questo non significa che non avremo un'azione seria, tenace e, come dire, senza sconti, sento voci piuttosto strane su una mia maggiore disponibilità, su un mio ammorbidimento nei confronti di questa amministrazione in virtù della nomina in tre commissioni che, vi dico davvero, non si riuniscono mai, sono gratuite e significano molto poco. La commissione terremoto non si è mai riunita, l'altra commissione, quella dei giudici popolari, non so neanche cosa debba fare, quella elettorale si riunisce solo in occasione delle elezioni. E ho apprezzato questo segno di dissensione da parte della maggioranza, sono onorata di questa fiducia, ma questo non significa che Pina Cutolo adesso fa l'inciuccio con la maggioranza. Noi abbiamo la nostra linea, non a caso, perché l'abbiamo ribadito in campagna elettorale, se fossimo stati sulla stessa lunghezza d'onda ci saremmo apparentati, come si può dire in politica. Se non è avvenuto prima, non avverrà neanche dopo, ma questo non significherà chiusura, anzi, meno di tre mesi, e non possiamo giudicare, saremmo intempestivi, saremmo anche, come dire, poco saggiro. Anche questo è segno di un'oculatezza che ci indica un'inversione di tendenza. Tutte cose che avrei fatto io stessa sicuramente allo stesso modo, perché non era sostenibile che si spendessero queste cifre in frivolezze, quando poi addirittura per ben due volte i dipendenti comunali sono stati pagati con 40 giorni, due mesi di ritardo. Erano delle contraddizioni che dovevano prima o poi determinare un'inversione di tempo. Dateci il tempo di renderci conto, poi provvederemo ai cambiamenti. Sono d'accordo, però consentitemelo. Col decreto di nomina di Pietro Bove responsabile dello stesso settore che gestiva fino a qualche mese fa, con indennità di responsabilità e di funzione eccetera, sinceramente è stato un pugno allo stomaco e qualcosa di raccapricciante, perché se c'era una persona che non avremmo più voluto vedere in ruoli così delicati era proprio lui. Brava. E certo c'è una ragione anche per questo, non è che non comprendiamo. Chi ha vinto un concorso, ancorché con una terza media, caso forse unico in Italia, un concorso che ancora non è stato annullato nonostante le mie denunce, e quindi ha diritto al ruolo di dirigente, di responsabile B1, questo è il suo livello, deve essere mantenuto a quel livello di retribuzione e a mansioni simili, ma non alle attività di programmazione, che è un settore cruciale in un'amministrazione, cruciale come l'ufficio tecnico di Sant'Agata, dove bisognerà capire che cosa è successo in questi ultimi 15 anni. Occorre una persona particolarmente esperta, e se sono state fatte delle promesse improvvidamente, cercate di ripensarci, perché quello è il settore che determina l'organizzazione del territorio. Per cui, se posso da questo palco lanciare un invito e un monito a non
soggiacere a qualche pressione, cercare davvero la competenza, la responsabilità, la conoscenza e l'esperienza imminente. La Tari, la Tasi, la futura IUC, queste tasse dagli acronimi così complicati. Noi abbiamo assistito negli anni scorsi, per esempio, alla falsa abolizione della TARSU, ve lo ricorderete, 2009-2010, aboliamo la TARSU, poi l'hanno ripristinata e con grande danno di quelli che non abitano stabilmente a Sant'Agata, cioè soltanto i residenti stabilmente venivano esonerati da questa tassa. Noi queste iniquità pensiamo che debbano essere assolutamente evitate. Vanno innanzitutto ridotta la tassa per chi non vive regolarmente a Sant'Agata, per chi vive all'estero, per gli abitanti, per gli unici occupanti. Vanno ridimensionate anche le aliquote per le attività commerciali, artigianali. Insomma, sono delle proposte che credo incontreranno anche l'attenzione degli amministratori, e questo, mi auguro che questo appello venga recepito, di quella scellerata delibera numero 36 dell'ottobre 2010, con cui il Comune decise di non risarcire più i danni da infiltrazioni delle case. Noi sappiamo quanto sono fragili le nostre case, quanto sia diffuso questo fenomeno delle infiltrazioni da umidità. Io stesso ho visitato le case, soprattutto degli anziani soli, che hanno il deumidificatore in continua funzione, che spesso vengono costretti ad abbandonare la loro abitazione perché resa invivibile proprio da questa situazione. E qual era la giustificazione dei vecchi amministratori? Le strade venivano prima delle case, avete voluto costruire le strade, le case sotto le strade, arrangiatevi. Ebbene, io vorrei che davvero questa estrema ingiustizia e iniquità venisse rimossa con l'abrogazione di questa delibera stata attribuita. Riguarda un problema che tutti hanno volutamente dimenticato. Non so se lo sapete, ma durante le votazioni c'è stato un episodio inquietante di un elettore che ha fotografato il voto, evidentemente per esibirlo a colui che gliel'aveva imposto, non dico chiesto, imposto. E ho faticato 2 mesi per ottenere il verbale di quella commissione elettorale e mi hanno frapposto una serie di difficoltà, la privacy eccetera, hanno scritto addirittura al garante della privacy quando tutti possono avere accesso ai verbali della commissione elettore, era uno dei 150 forestali. La qualcosa può generare qualche sospetto sulle motivazioni di questa fotografia. A proposito proprio dei forestali, è chiaro che è stata l'ennesima provocazione e l'ennesimo strumento di rastrellamento di voti di questa sentenza. Sono a vostra disposizione per consultarle quando e come vorrete nella nostra sezione del PD. Sono un documento pubblico e tutti possono accedere. Ci sono dei passaggi di questa sentenza che fanno davvero rabbrividire e che dovrebbero finalmente convincere questa popolazione che non c'era altra scelta, non c'era altra scelta nell'interesse non solo della legalità, ma anche di quelle persone che fiduciose si sono affidate appunto nelle mani di un costruttore, nelle mani di un'amministrazione che la prima tutela edilizia originaria del 2003 viene definita illegittima perché i calcoli volumetrici erano falsi, per l'assenza del parere di conformità dei vigili del fuoco, l'assenza del parere preventivo dell'autorità di bacino, siamo in zona ad alto ed altissimo rischio idrogeologico. Ancora, questa opera, che qualcuno ha definito sui giornali ecomostro, ma la magistratura non si discosta molto, viene definita monumentale.
monumentale opera edilizia, maestosa opera, mastodontico plesso edilizio, imponente sia sotto il profilo strutturale che in termini economici. Vengono definite le criticità, riguardano l'indice di fabbricabilità, il rispetto delle altezze massime, l'eccedenza di volumetria, gli sconfinamenti, l'instabilità del suolo, che è la cosa che deve preoccupare più di frazione comunale, tutta presa a fare gli interessi del privato anziché a far chiarezza sulle problematiche del proprio territorio. A ciò si aggiunga la consapevole superficialità finalizzata a far passare inosservate madornali violazioni. E ancora, e per concludere, modalità e circostanze della condotta che denotano una notevole scaltrezza e assoluta assenza di senso civico. E io di fronte a questo dovevo tacere. Io che nella mia ingenuità pensavo si trattasse solo di una sopraelevazione, siamo stati vigili e vi abbiamo avvisato tutte le loro malefatte, altrimenti qui si dormivano sonni tranquilli per altri 15 anni e io mi sarei aspettata almeno un grazie, e non perché avessi ambizione di governo, ma perché avevo, come dire, la speranza che questo paese potesse rinascere. In futuro questo numero deve necessariamente lievitare, perché la verità non ha timori, non ha confini, non ha esitazioni. E su questo noi abbiamo fondato il passato, il presente. Ma Primavera, riconfermare le ragioni del centro-sinistra, le ragioni di una coalizione che ha portato appunto la nostra terra a raccogliere grandi risultati, le ragioni di una grande esperienza, quella del governo del Partito Democratico nell'ambito di una più grande coalizione che per davvero ha dato il meglio di sé in questi anni. E quindi ci ritroveremo qui a Sant'Agata, come in tutte le piazze di Puglia, per accompagnare lo sforzo di colui o di colei che sarà il candidato presidente, per continuare questa straordinaria esperienza che noi guarderemo da altre postazioni non meno importanti, perché l'Europa entra nelle nostre case, l'Europa decide anche la vita quotidiana delle persone, non solo le grandi scelte, le grandi opzioni politiche, ma anche, voglio dire, le politiche di investimento nei territori, soprattutto oggi in un contesto che rende addirittura diretto il rapporto tra le comunità e quindi i comuni e la comunità europea, senza passare dal governo nazionale, senza passare dalla regione Puglia, sarà possibile su grandi progetti di sviluppo territoriale poter aprire un confronto diretto. Questa è una grande scommessa che sta dentro questo territorio, che sta dentro questa città, ma io mi auguro che interessi l'intera filiera dei Monti Dauni, perché è qui che si gioca il buon governo. È facile progettare e realizzare una grande opera in una città capoluogo, in una grande città della Piana. Qui è tutto più difficile, tutto più complesso, ma non per questo meno affascinante. E tutto questo noi ci auguriamo avvenga finalmente a Sant'Agata. Pina diceva bene, un'azione di opposizione nobile, ferma, del Partito Democratico in questi anni ha consentito a questa città e ai suoi cittadini di liberarsi da una cappa insopportabile. Vedete, la qualità di un governo non si misura solo sulla qualità delle opere, si misura anche sulla qualità e sulla capacità di aprire un dialogo con i cittadini, ma anche con chi questi cittadini rappresenta insieme alle istituzioni. E io so bene quanto è stato difficile per i nostri consiglieri anche accedere alla consultazione di un atto pubblico, avere gli strumenti non per fare solo un'opposizione pretestuosa,
ma per intervenire con le proprie competenze, con la propria qualità, no? Nel progetto politico, migliorare la vita delle persone, migliorare il contesto ambientale, a, come dire, arrivare una chance e una speranza soprattutto ai ragazzi e alle ragazze di questa città, che poi erano costrette a recarsi con il cappello in mano per essere assunti per qualche giornata di lavoro, penso agli interventi del dissesto idrogeologico, ancora di più quelli per la forestalità, rispetto ad una possibilità concreta per realizzare anche qui a Sant'Agata una struttura degna di questo nome, una struttura di avanguardia, tecnologicamente dotata, capace, questa sì, di offrire per davvero nuove opportunità di lavoro. Andate a Bovino, visitate la struttura che è lì, ai piedi della città, 60 posti letto in una RSA moderna, profumata, dove sono ospitati 60 anziani non autosufficienti e lì lavorano 35 operatori, e questo è, come dire, un piccolo, piccolo spaccato di quello che oggi è il mercato del lavoro di cura. La popolazione anziana crescerà, crescerà sempre di più e si trascinerà dietro carichi di patologie e di non autosufficienza. Allora, queste strutture sono indispensabili, sono centrali in un modello di economia che noi vogliamo sostenere e accompagnare anche qui a Sant'Agata. Un'economia che restituisca dignità alle persone, che ci renda, come dire, responsabili di una nuova idea di declinazione di diritti in un contesto ambientale, naturale, paesaggistico che noi dobbiamo proteggere e tutelare. È vero, quella maledetta centrale a biomasse ha avuto il parere dal governo regionale, dalla struttura amministrativa, senza arretrare dalle nostre posizioni, senza, come dire, aver timore, così come ha fatto Pina, e la ringrazio per tutte le sue battaglie, ha tenuto la schiena dritta in un contesto difficile quale questo di questa città, non ha piegato la testa, ha mantenuto la barra dritta. Certo, non è stata eletta sindaco, poco importa, perché noi amiamo la politica per quella grande opportunità che ci restituisce, che è quella del confronto con i cittadini, della possibilità di avanzare proposte. Non siamo impegnati politicamente solo per occupare, come dire, una postazione seppur di prestigio. E lo dice Elena Gentile, che ha lasciato di fare l'assessore alla sanità di una regione come la Puglia, con un bilancio di 7 miliardi di euro, solo quello della sanità, per non parlare del sociale. Mi hanno preso per pazza, dice, questa è pazza, lascia quella postazione di potere, immaginate, no? Economico, ma anche di potere politico, per andare a fare l'europarlamentare a Bruxelles così lontano. Invece sono stata chiamata ad affrontare un nuovo impegno nell'interesse dei cittadini, perché non nascano più ecomostri, perché nessuno si inventi più una centrale a biomasse che qui non ha senso, perché qualcuno possa raccogliere i nostri programmi, i nostri suggerimenti e possa, come dire, accettare la sfida di incrociare, no, le proprie strade con quelle del governo regionale, con quelle del governo nazionale e, perché no, con la comunità europea. E qui, come dire, no, la chiave per far ripartire questa città, che ce l'hanno una storia,